ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Dai, 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 Paola, amici, dai, che tardi, dai, che tardi, dobbiamo fare veloci perché dobbiamo arrivare subito all'Aurora, ci sta aspettando l'Aurora. Pensa che quando ci aspetta l'Aurora io vado via subito, capito? Subito. E allora dai, fra poco saremo lì a Collegno, quindi se avete voglia di venire a trovarci, venite subito. Sì. Ma intanto partiamo con la musica, partiamo con due fisarmonicisti straordinari che sono... Budriesi e Monti con la loro Passion. Passion. Olè, vai col tango. Questa è una canzone molto bella, Luciano, a mia gentile richiesta oggi, una canzone che tu hai scritto con il cuore veramente a tutto tondo. Sì, presentiamola come canzone. Non dico niente, tu sarai sempre qui. Sì, non diciamo niente, la presentiamo. Luciano Nelli. Prendevo la mia strada e nella vita mia, lì dietro la mia storia c'eri sempre tu, adesso che sei là in mezzo al mare io, cosa ci faccio qui? Ma come allora tu mi guiderai e so che sempre ci sarai insieme come prima, io e te. Riposa tranquillo, non mi sento solo, nei miei pensieri tu non morirai. Io so che grazie a te ho spiccato il volo e quante volte son cadute a prendermi, c'eri tu.
forza non mi lascerà, sarà come abbracciarti, per sempre tu vivrai. Prendevo la mia strada nella vita mia, di dietro la mia storia c'eri sempre tu. Senza te, come allora tu mi guiderai, e so che sempre ci sarai, insieme come prima, io e te. Se mi guardo intorno adesso, non mi sento solo, io ti parlo ancora come se tu fossi qui. Tu sarai sempre qui. Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, con noi cari amici di Ritornelli, torna Franco Ribechini. Franco, tu sembri un po' birbante come indole, no. Ma da piccolo com'eri? Vivace. Ecco, vedi che c'è l'occhio lungo. Molto vivace. Anche troppo. Ecco, quindi mamma e papà. Sì. Ogni tanto un po' di disciplina. Cioè, quelli erano tempi che non c'era una lira. Quindi il divertimento dei bambini negli anni 50, perché io sono certo. Di 1947, nel 55 così, era andare a fare i malestri, quindi eravamo i teppisti dei contadini. Perché, però vedi, le marachelle di allora erano sane, magari si andava a suonare, che so io, un campanello, si andava a dare fastidio ai rospi, si suoneva. Ma la Paola, no? Essendo una professoressa, oltretutto, che essere vabbè, una brava cantante, chiedevo della anche una professoressa, lei soprattutto voleva sapere come andavi a scuola, che studente eri, è lì il segreto, è tutto lì. Male? Male andavo a scuola, ci andavo. Non ci andavi proprio? Ci andavo poco. 3 giorni a settimana, ah, due sì, si faceva forca. Forca, vedi, forca usava anche allora, ci facevano forca a scuola. E poi a quanti anni hai deciso di avvicinarti alla musica? Alla musica mi sono avvicinato, diciamo, nel 63. Ah, quindi? Sì. Andando fuori con degli amici, si andò ad ascoltare un'orchestrina che faceva le prove, loro sapevano che io cantavo. Ah. Dice vai, cioè, mi buttarono sopra e quello mi disse, e cominciaste a cantare. Che vuoi cantare? Che bello. Sì, il ragazzo della via Cluck dice, questa è la storia di uno di noi. E poi il giorno dopo mi venne a trovare in ditta, guarda casi, il giorno dopo, era il 1° aprile. Ah, tu hai pensato. E io dissi, mi arriva la telefonata e disse, ma questo è uno scherzo. Pesce d'aprile. No, dice, guarda, sto arrivando. E mi presero questa orchestrina con sé, che poi non andò avanti tanto. Però fu un bel po' di garetta. Mi aiutarono, ecco sì. Sì. Ecco. Ti aiutò per andare avanti per dopo. Andare avanti, sì. Sicuramente, durante le tue serate, no? Hai detto che tu lavori da solo prevalentemente, anche a volte solo, ti fai aiutare. Sì. Durante le tue serate, che repertorio fai, che cosa fai? Cosa diciamo il genere canzoni all'italiana. Canzoni all'italiana. Un repertorio immenso.
A mezzanotte sai che questo è il tuo mondo. Tu. Canzoni che mi piace molto, insomma, mi ricorda Sei rimasta sola di Celentano. Ora oppure sei rimasta sola. Un mondo d'amore di Morandi, se perdo anche te. Molto insomma. Bella. Qual è la canzone che ti dà più soddisfazione nelle tue serate? Quella che ti piace di più? Che poi varia, no? Perché per esempio la Paola, lei non si affeziona mai a una canzone, c'è stato un periodo che le piace quella canzone, però dopo 3-4 mesi che la canta non la vorrebbe neanche più cantare, vero, ne canta un'altra. La devo riprendere poi mentre dopo io magari mesi, mi affeziono ad alcune canzoni e canterei sempre quella, no? Una canzone che ultimamente la faccio spesso è La collina dei ciliegi di Battisti. La collina dei ciliegi di Battisti. Fra l'altro è molto, sai che non la conosco, è raro che sia eseguita. No, io la conosco, ma non è di quelle più note. No, non è A Pazzurra Pagliara, che neanche Mi ritorni in mente. O Mi ritorni in mente, o Un'avventura. Certo. Sì. Ecco, bravo Franco. Però la fai nelle tue serate, comunque ti diverti a fargli un po' un repertorio all'italiana, un po' di tutto. Cerco di capire quello che ho davanti. Apprezza di certo, più, certo, se vogliono parlare, se vanno a parlare. Certo. Perché il repertorio si alterna tra il ballo e anche magari il pezzo da ascolto. Tra se il ti ballo trovi pezzo, magari sì, in una convention, in un hotel a Montecatini, dove c'è da fare magari solo pezzi da ascolto e non da ballo. Certo, vedi. Va bene, dai, ci vediamo domani, Franco. Bravo, Franco Ribechini, a domani. A domani. A domani. Mirko, inviato speciale, insieme a Cristiano Chesi, vediamo un po' chi scopriranno e vediamo un po' che cosa, chi andranno a intervistare che oggi. Cosa combineranno? Allora, i nostri inviati speciali sono Cristiano Chesi e Mirko Malatesti. Ciao Luciano! Ciao. Oggi sono finalmente in compagnia di tutte queste Boy Scout, non mi bastava una sola, io le ho prese tutte, ma ora voglio provare un esperimento in diretta. Dunque, voi avete una canzone, mi hanno detto, che hanno una canzone che cantano mentre camminano, che mi fate qualche ritornello di questa canzone? Allora io direi di partire con questa bellissima canzone. Ascolta e bomba, Luciano! Là nella valle c'è un'osteria, è l'allegria, là nella valle c'è un'osteria, è l'allegria di noi alpine, se son pallida nei miei colori, non voglio dottori, non voglio dottori, e se son pallida come una strassa, vinassa, vinassa e fiaschi de vin. Ma è bellissima Luciano! Favolosa, questa io la voglio proporre a Sanremo. Che spettacolo! Cosa dire Luciano? Io dopo questa bellissima canzone e in mezzo a tutte queste bellissime ragazze, io sono proprio nella mia festa più pazzesca. E ti saluto da Siena in mezzo a tutte le Boy Scout. Ciao Luciano! E siamo giuchi di nulla. Omar Lambertini ci fa ascoltare questa bella canzone. Tra l'altro Omar, sai che oltre che essere lui un leader di una bella orchestra anche moderna, che sanno fare anche tanti, sì, tanti generi, è anche editore e produttore di svariate artiste. Quindi bravo Omar, perché in qualche modo l'abbiamo tenuto un po' noi a battesimo fin da ragazzino, quindi sono felicissimo che faccia questa grande carriera. Oggi ci fa ascoltare proprio lui una canzone che si chiama La vita è, Omar Lambertini. La vita è, la vita è il più bel tavolo da gioco che c'è. Se sbaglierai ti insegnerà, è una maestra che da sempre alla sua età ti dà l'amore, quell'amore che non hai avuto mai, con i dubbi e le paure che affrontare farà, questa vita è la tua vita, proprio lei ti tradirà. C'è l'estate stanotte che ti bussa alle porte,
e le stelle che vedi sono già da ogni parte, sono fiamme di cielo, di sconfitte, di glorie, fanno parte di te e di tante altre storie. E se a volte ti senti quel Dio, l'importante è capirlo tu solo. E se un giorno ti senti tradito, no, non scoprire le carte del gioco. La vita è la compagna che è dentro di te. Se sbaglierai ti insegnerà, è una maestra che da sempre alla sua età ti dà l'amore, quell'amore che non hai avuto mai, con i dubbi e le paure che affrontare tu dovrai, come l'ultimo sipario che un applauso ti farà. Questa vita è la tua vita, proprio lei ti tradirà. Intanto va, e alla fine ti vincerà. La vita è. Ricordi di ritornelli, questa settimana dedicata alle canzoni popolari, le canzoni folk di una volta. Vediamo un po' con cosa andiamo oggi, Paola, in questo bel sabato. E la mia mamma mi diceva: vogliamo le bambole. Ce la faranno ascoltare fra poco i Girasoli, ma devi sapere che questa è una canzone diffusa nell'Italia settentrionale con il titolo di La mamma sconsiglia. La tassa sul celibato o son partì da 20 miglia a scelta, tanto sono tutte e tre cose che poi ritroviamo nel testo. Il protagonista, in alcuni casi femminile, in altri maschile, perché a seconda di chi la cantava, ricorda i consigli della madre sugli uomini e sulle donne da sposare o da non sposare. Nelle versioni più complete il protagonista passa da 20 miglia, ultima città italiana proprio sul confine francese, dove deve pagare la tassa. Altro abitano Nino e Endenino. Sì, salutiamo infatti la nostra orchestra, il nostro Cassa Stellare, dove deve pagare la tassa sul celibato. Rimane così senza soldi e non è più in grado di occuparsi della sua fidanzata o fidanzato, a seconda dei casi, se avesse pagato la tassa sul nubilato. Stessa sorte spetta al protagonista in altre versioni documentate, le quali si concludono con la constatazione che forse non si sposerà mai più. E da lì la canzone non ti sposar. La mia mamma mi diceva: vogliamo le bambole, i girasoli. Se mi ricordo, se mi ricordo, la mia mamma mi diceva: non amar le donne, more, che son tutte traditore. Mai più, vogliamo le bambole per fare l'amore. Vogliamo le bambole per fare l'amor.
vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare l'amore. Proseguono i ritornelli attuali con queste belle novità dell'amico Roberto Polisano che ci fa ascoltare Piazza Bianca, Roberto vai, Polisano. Vai Roberto. Ho visto una mia foto della scuola con il grembiulino blu. E dietro a quel bambino gli scalini che portavano alla chiesa. Immagini più belle nella mente, io non ne ritrovo più. Piazza Bianca di paese, con il sole sulle case e la chiesa che abbiamo scelto per dirci sì. Piazza Bianca di paese, sono cambiate tante cose, ma la forza del nostro amore non cambia mai. Piazza Bianca di paese, nel mio cuore tante cose. Da allora son tornato tante volte a rivedere il mio paese, sperando di trovare quelle cose che son sempre dentro me. Rivedo quelle case con la chiesa, i balconi con le rose e gli occhi della mente van lontano a quel grembiulino blu. Piazza Bianca di paese, con il sole sulle case e la chiesa che abbiamo scelto per dirci sì. Piazza Bianca di paese, son cambiate tante cose, ma la forza del nostro amore non cambia mai. Piazza Bianca di paese, son cambiate tante cose, ma la forza del nostro amore non cambia mai, ma la forza del nostro amore non cambia mai. E allora, prima di salutarvi, facciamo un bel tanti auguri tanti a una nostra fan speciale. Manuela. Hanno detto che è la più bella di Barcellona. Non è Manuela quella di Barcellona, no. Ma è Manuela di Castelfiorentino. Allora, Manuela, ti facciamo tanti auguri, buon compleanno e fatti festeggiare bene dal tuo fratello, da tutte, dalla Rita, Super Rita, da Maurizio e tutti i tuoi cari. Ciao, e la cantiamo velocemente. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Manuela, tanti auguri a te. E noi adesso fra poco ci vediamo invece a Collegno, all'Aurora, vicino a Torino. A mangiare gianduviotti. Per quanto riguarda la trasmissione e i ritornelli, ci vediamo domani. Ciao amici, auguri Manu. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.